Ok, accendiamo un po' l'aria. Bene, la parola di questa sera, condivideremo la cena del Signore, è: sentivo nel mio cuore, seguendo appunto la parola che abbiamo ricevuto da inizio anno, che Gesù è il nostro pastore, e Lui ci porta al pascolo, ok? Quando il Signore ci porta al pascolo è perché ci dà un nutrimento, ci porta a dove? Dove noi possiamo venire nutriti da Lui. Amen. E il nutrimento perfetto che viene dal Signore è la parola di Dio. Amen. Quindi sappiamo che la parola di Dio è il nostro nutrimento. Ora, quanto noi ci possiamo nutrire in un giorno? Il dietologo mi ha messo a dieta, quindi da lunedì io sarò a dieta, ok? Ma sappiamo, ok, che come noi ci possiamo nutrire giornalmente, colazione, pranzo e cena, ok? Il nostro spirito ha bisogno di un nutrimento, perché noi siamo nati di nuovo. Amen. Tu sei figlio dal momento che hai accettato Gesù, ti sei pentito dei tuoi peccati. Allora il tuo spirito è riconosciuto Signore e Salvatore Gesù Cristo, il tuo spirito nasce di nuovo, ok? C'è questo grande miracolo. Allora il tuo spirito è pronto per ricevere la parola, il nutrimento. Quindi la parola di Dio è il nostro nutrimento. Purtroppo ci sono molti credenti che vivono di malnutrizione, non si nutrono della parola di Dio. Non nutrendo il loro spirito della parola di Dio, lo spirito è come se viene a mancare qualcosa. Prova a non mangiare per un giorno, vabbè, ci riesco. Prova a mangiare a non mangiare per 2 o 3 giorni o per una settimana. Vedrai che sentirai della debolezza. Ecco, questa debolezza la puoi anche avvicinare o accostare in quella debolezza spirituale. Molte volte noi vacilliamo nella fede perché non ci nutriamo della parola di Dio, ok? E il Signore ci dà, ok, delle soluzioni e ci fa vedere attraverso la sua parola l'importanza del sapersi nutrire. La parola è vivente ed efficace, ok? Quindi senza la parola di Dio facciamo una dieta spirituale, andiamo, invece di crescere, regrediamo nella fede. E poi purtroppo quando ci troviamo davanti a una tentazione, perché il tentatore viene, e Satana sa dove e in quale tentazione, in quale area può colpire ogni persona, anche credente, ok? Sa qual è la sua debolezza, ma se tu sei fortificato nella fede mediante la parola del Signore, tu lo resisti. Amen? Gesù, chi era la parola? Gesù era la parola fatta carne? Amen. Gesù che era la parola, come ha resistito il nemico, il tentatore? Pregando? No. Come l'ha resistito? Sta scritto con la parola. Sta scritto. Ora, se noi non ci fortifichiamo con la parola di Dio, se noi non ascoltiamo la parola di Dio, se noi non leggiamo la parola di Dio, quanto sei fortificato nella fede? Poco. Parliamoci chiaro, siamo veramente poco fortificati in Lui. Quindi ogni giorno Dio c'ha un pane quotidiano da darci. Ogni giorno Dio c'ha un pane quotidiano. Sappiamo che noi viviamo non di una legge, non di una parola scritta. Noi viviamo di una parola rivelata. È quello che fa la differenza in noi. Ok? Quante persone conoscono la parola scritta? Io ho conosciuto personalmente teologi che conoscevano la Bibbia ma non vivevano la Bibbia. Quindi tu puoi mentalmente conoscere la Bibbia ma non vivere la Bibbia. Perché accade questo? Perché c'è mancanza di rivelazione. Se Dio non ti rivela la parola, tu non potrai metterla in pratica. E se tu non puoi mettere in pratica la parola, tu non vivrai le benedizioni che c'è dietro il mistero della parola di Dio. Gesù è nella parola. Gesù è dietro la parola, ok? Questo non è un libro umano, questo è un libro soprannaturale, ok? Molti scienziati vogliono capire, ma guarda, è impossibile che Giona abbia vissuto nella pancia del pesce. Certo,
certo che è impossibile, umanamente sì che è impossibile, scusami, ma stiamo parlando di un Dio soprannaturale. La Bibbia è soprannaturale, non è naturale. Ok? Guarda, è impossibile che un cieco dalla nascita ci riveda. Lo so che è impossibile. Per questo accadono i miracoli. Per questo noi crediamo nella parola di Dio. Ah, è impossibile che il Mar Rosso si sia aperto. Certo. Se lo vuoi spiegare umanamente, tutto questo è impossibile. Ma appunto perché è impossibile agli uomini, è possibile a Dio. Amen. Amen. Gloria a Dio. Ora, la parola è importante per noi, sì o no? Guardate cosa dice il Vangelo di Matteo al capitolo 4, versetto 3 al 4. Dice: ora il tentatore, accostandosi, gli disse a Gesù: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Era possibile che Gesù poteva trasformare quelle pietre in pane? Assolutamente sì. Ma perché non l'ha fatto? Amen. Per adempiere appunto le scritture, ma perché lui doveva superare la tentazione con la parola. Perché ciò che resiste il nemico è la parola di Dio, quella che hai per rivelazione, non quella che è nella mente, quella che hai per rivelazione. E come sai se quella parola è per rivelazione? Lo sai quando sei provato. Perché a ogni parola che tu hai compreso, a ogni parola di Dio che tu hai capito, tu sarai tentato. E quando sei tentato, tu hai due scelte: o resisterlo dicendo sta scritto, o cadi nella tentazione. Non hai altra alternativa, sono due le possibilità che tu hai. O ripeti per rivelazione pregando, sta scritto, tentatore vai via dalla mia vita, o cadi nella tentazione. Ora, se cadi nella tentazione, il circuito si ripete, torni indietro. Invece di andare avanti nella fede, torni indietro. È come se tornassi indietro, anche se Dio non ti condanna, ma ti chiama al ravvedimento. Ok? Ma sappiate questo, che quello che ti fortifica e ti fa avanzare nella fede è quando tu conosci la parola di Dio. Così al verso 4 Gesù ancora rispose. Egli rispondendo disse: sta scritto, l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. La parola parola non è logos, non è parola scritta, ma è rema, parola rivelata. Questa parola che trovate qui, se andiamo a leggere nel testo originale greco, è remata. E quindi la parola non scritta del testo, ma la parola rivelata, quella che Dio ti ha soffiato nel cuore. Quando Dio ti parla nel cuore, noi possiamo leggere la Bibbia, possiamo immagazzinare nella nostra mente, indottrinare la nostra mente, ma la nostra vita non cambia. Ok? Ma se noi leggiamo, studiamo la parola di Dio, ma nello stesso tempo permettiamo allo Spirito di agire in noi, di vivere in noi, quella parola scritta diventa vivente. Amen. Adesso ci arriviamo. Ecco, la parola di Dio serve per noi, non serve per il Signore. La parola di Dio non serve per il Signore, l'ha data come testamento a noi. È per il nostro beneficio. La parola di Dio è protettiva per l'uomo. Se tu vuoi interpretare a modo tuo la parola, purtroppo ti dico che sarai ingannato. Perché in realtà la parola di Dio interpreta l'uomo. Non siamo noi a interpretare la parola di Dio, è la parola che interpreta noi. È la parola che ci rivela chi noi siamo. Amen? Mi siete d'accordo? Perché molti scienziati vogliono capire la parola di Dio, voleva dire questo, voleva interpretare questo, no, in realtà la parola va sommata. Tre parole in tre contesti diversi è la verità, perché la somma della sua parola è la verità, dice la scrittura. Nella stessa stregua di questo che stiamo dicendo, la parola ci rivela chi siamo noi. E noi abbiamo sempre quelle due famose possibilità: o accettare la parola nella nostra vita e dire sì, è vivente, o che ci credo a quella parola e faccio sì che quella parola diventa vivente anche in me e porta frutto, o rifiutarla. Vedete cosa dice l'apostolo Paolo
a Timoteo, in 2 Timoteo, capitolo 3, versetto 16, dice: tutta la scrittura è divinamente ispirata, divinamente ispirata. Un'altra traduzione dice divinamente soffiata, divinamente soffiata, ispirata. È Dio che ha parlato attraverso i suoi uomini e l'hanno scritta. Dice ed è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia. E quando si parla di giustizia si sta parlando di giustizia per fede, non per opere, perché noi siamo salvati per fede. Ok? Non per opere, non per quello che noi facciamo, ma per la sua grazia, quindi giustizia per fede. Verso 17. Affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Ok? Quindi siamo preparati dalla sua parola. La parola ci istruisce, ci corregge, ci forma. Una volta che noi siamo adulti spiritualmente, allora possiamo compiere le opere che Dio ha preparato per noi. La parola è il nostro pane quotidiano. Abbiamo detto all'inizio che se non mangiamo, anche umanamente, ci indeboliamo. Ma se noi ci nutriamo della buona parola di Dio, per questo ascoltiamo insegnamenti, per questo leggiamo la parola di Dio, noi cresciamo. E quando tu cresci, ti fortifichi nella fede. Ok? Quello che resiste il nemico, il tentatore, abbiamo detto all'inizio, è la fede. Quello che vince il mondo è la nostra fede. Sta scritto. Ok? Quindi la fede fa crescere Dio nella tua vita. In Esodo Dio si è preso sempre cura del suo popolo, sia del popolo di Israele, ma anche ora della Chiesa. Se ne prenderà sempre, perché questo è la sua passione, il suo amore più grande, quello di prendersi cura della sua sposa, del suo popolo. Vedete cosa faceva il Signore nella sua bontà? Questo popolo di Israele si trova nel deserto. Si trova nel deserto, sapete che nel deserto hai poche chance. Se finiscono le risorse, hai bisogno che accedi a delle risorse e Dio concede queste risorse soprannaturali. Leggiamolo in Esodo capitolo 16 versetto 4. L'Eterno disse a Mosè: io farò piovere per voi del pane dal cielo e il popolo uscirà a raccogliere ogni giorno. Dite insieme a me per favore: ogni giorno. Ogni giorno. La provvista del giorno, perché io lo voglio mettere alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge. Vedete che a ogni parola che tu ricevi poi sarai provato, ok? Se veramente hai creduto in quella parola, ok? Ma vediamo che il Signore si prendeva cura del suo popolo. Ogni giorno c'era una parola che dovevano raccogliere. Ogni giorno c'era un cibo che scendeva dal cielo che il popolo di Israele doveva raccogliere. Ogni giorno c'è una parola del cielo che Dio vuole che tu raccogli. Amen. Sei pronto a raccogliere la parola del cielo? Amen. Cercalo. Dio parla in tanti modi e in tante maniere. Uno di questi modi è nella parola di Dio. Quindi ti invito a leggere giornalmente la parola di Dio. Comincia con un versetto, due versetti, tre versetti, fino ad arrivare magari a un capitolo al giorno. Vedrai che ti farà bene spiritualmente. Crescerai, crescerai. Dice, ma io all'inizio poco ci capisco. Tu comincia dai Vangeli, comincia a leggere la parola di Dio. Vedrai che Lui crescerà in te e Dio ti aprirà la mente. Oggi, grazie a Dio, ce l'abbiamo anche virtuale, ok, negli smartphone, puoi leggerlo a casa, al lavoro, puoi leggere la parola di Dio, puoi fare programmi per leggere la parola di Dio. Ti sto invogliando a leggere, eh? Ora, la parola è molto importante perché il nemico, il tentatore, abbiamo detto che vuole che tu non comprenda la parola. Per questo la prima parabola che noi troviamo nei Vangeli è la parabola del buon seminatore, ok? Quindi la prima parabola che noi troviamo nel Vangelo è la parabola del buon seminatore, che parla dei quattro tipi di cuori, quattro tipi di terreni: la terra dura, il suolo roccioso, quella fra le spine, il seme caduto nel buon terreno. Il primo non viene compreso e quindi il diavolo prende la parola e la ruba. La seconda, ok, è presa, riceve quella parola con gioia, ma poi è di corta durata perché ci sono gli affanni di questo mondo e
perdi sulla parola che tu hai ricevuto. Magari vieni in chiesa, ricevi la parola con gioia, poi c'è un impegno, un problema, e quindi cosa succede? Che poi perdi la parola per gli affanni di questo mondo. E Dio ti dice di custodire la parola. Poi un altro aspetto, la parola che cade tra le spine, che gli impegni, quanto persone impegnate che potevano venire in chiesa e poi sono impegnate e soffocano la parola, e la parola non porta frutto. Vedete che è tutto collegato, perché la parola di Dio è la nostra istruzione, ci dice chi siamo noi in realtà. Noi vogliamo comprendere chi è Lui, e Lui ci dice tu devi comprendere chi sei tu, noi dobbiamo comprendere chi siamo noi. Questa è la bellezza della parola di Dio. E poi dice la parola ricevuta nel buon terreno, quella quando arriva la parola la custodisce, la rimedita, la riascolta, la riscrive, prende appunti. Questo farà sì che quella parola cresce. Quando cresce Lui, diminuiamo noi. Amen. Quando cresce Lui, ci abbassiamo noi. Perché questa è stata la profezia di Giovanni Battista. Affinché bisogna che egli cresca, ma io diminuisca. Ecco questo qual è il compito della parola di Dio. Cristo è la parola, cresce Lui, diminuisco io, diminuiamo noi. E sì che si compie la parola in noi. Ogni giorno c'è il nostro pane quotidiano. Matteo 6,11, leggiamo. Dacci oggi il nostro pane necessario. Ok? Molti l'hanno portato nel pratico, che ho bisogno della sufficienza, e Dio provvede anche alla sufficienza, ma c'è un pane quotidiano che tu hai bisogno di ricevere ogni giorno da Dio. Un pane quotidiano. Senza quel pane quotidiano non potrai andare avanti nella fede. Prima o poi crollerai. Prima o poi crollerai. Perché la fede ha bisogno della parola. La parola è una certezza. E senza certezza della parola, noi falliamo. Nella fede noi falliamo, fratelli. Non ci illudiamo che noi con i nostri sforzi possiamo adempiere la fede in Cristo. Solo la fede nella parola di Dio fa crescere l'adempimento suo in noi. Amen. Salmo 68, 19. Andiamo avanti con i versi. Amen. Benedetto sia il Signore che giorno per giorno porta per noi i nostri pesi, ed Egli è il Dio della nostra salvezza. Chi porta i pesi per noi? Lui. Amen. Lui dice: prendete il mio giogo, che il mio giogo è dolce e leggero. Ora, il giogo lo porta Lui, non lo portiamo noi. Non portare pesi che non puoi portare. Non portare pesi. Tu non sei un bue. Tu non sei un bue. Nemmeno sei un asino o un mulo. Tu sei una pecora del Signore. E la pecora del Signore non è chiamata a portare carichi. Ok? Quindi togli quel peso che ti sta gravando e dallo a Dio. Rilascia il tuo peso che è sopra le tue spalle. Dallo al Signore, Lui si prenderà conto di te. Infatti poi dice: sela, pausa, rifletti su questo, perché tu sei una pecora del Signore e la pecora del Signore deve riposare. Quando noi andiamo a Lui, Lui ci dà il suo giogo, il suo giogo è leggero e io conduco una vita di pace. Di pace, fratelli, di pace, perché Gesù è la nostra pace. Amen. Gesù è la nostra gioia. Amen. Amen. Quei volti ancora tristi, perché è triste? Perché sto vivendo la tristezza? Ma Dio ti dice: io trasformo la tua tristezza in gioia. Amen. Perché se tu gioisci hai la mia forza, perché la gioia del Signore è la mia forza. Amen. È la mia forza. Ok, quando io sono pieno della gioia di Dio, allora ho forza nella mia vita, posso affrontare chiunque, anche il gigante che si è presentato a Davide. Si è presentato quel gigante, ma la caratteristica di Davide, mi dite voi qual era? Qual era la caratteristica di Davide? Davide era un adoratore, lui si riempiva di gioia, E quando c'è stata la sfida di andare a battere questo gigante, lui non vedeva l'ora rispetto al popolo di Israele che era tutto tremante in un angolo, che piangeva: come faremo, come faremo, come faremo? E Dio ti dice: ok, ti mando io un Davide. Amen. Ti mando io un Davide, popolo di Israele. Un uomo che sa stare alla presenza di Dio vince ogni battaglia nel nome di Gesù. Sai stare alla presenza di Dio?
Sappiamo stare alla presenza di Dio? Si vede dal nostro volto. Quando tu esci dalla presenza di Dio sei sempre gioioso. Quando tu stai alla presenza di Dio, ascolti la parola di Dio, leggi la parola di Dio, tu sei sempre gioioso, pieno, carico di fede, vedi la prima persona, non ti lamenti, anche se ci sono i problemi, perché i problemi non mancano mai, amen? Sei d'accordo che i problemi non mancano mai? Ma tu sei carico di gioia e incoraggio anche gli altri. Magari gli altri conoscono la tua situazione, tu dici, ma tu come fai a incoraggiare me se tu ti trovi peggio di me? Io ti incoraggio perché io credo nel mio Dio. Io credo nel mio Dio, io so colui che vive, perché il mio Redentore vive, amen. Infatti Gesù poi ripete, perché Gesù è la parola e ripete la parola, e quando si trova davanti al tentatore ripete il passo di Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3, dicendo, così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame e poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ha ripetuto quel passo di Deuteronomio, gliel'ha sbattuto in faccia, passatemi il termine, al nemico. Davanti ai problemi ripeti la parola e gli dice sta scritto. Amen. Sta scritto. Tu mi vuoi tenere in questa situazione di malattia? Io ti dichiaro che per le tue lividure sono stato guarito e sanato. Tu mi vuoi tenere in questa schiavitù? Io ti dico che Gesù mi ha liberato. Amen. Dio è un Dio potente, Dio non è mai cambiato. Voi trovate nella Bibbia che Dio è mai cambiato? Dio ha fatto miracoli? Continua oggi a fare miracoli. Non è mai cambiato. Coloro che credono che Dio ha finito per un tempio con gli apostoli, oggi non fa più miracoli. Non è una bugia, perché io vedo che Dio compie e ha compiuto tutti i miracoli. Amen. E ancora oggi compie miracoli nel nome di Gesù. Non ci sono altri miracoli, ok? Il nome di Gesù è la garanzia ufficiale che quei miracoli sono autentici. Amen. Dio è buono. Ecco, la sua parola è vita, ognuno dica è vita per me, porta prosperità nella mia vita. Infatti poi cosa gli dice a un guerriero, noi siamo guerrieri, sappi che tu sei in una battaglia, che il credente fervente è in una battaglia, ok? Immaginati che si presenta un angelo davanti a te, immaginalo questa storia, questo angelo si rivolge a te e dice tu devi andare a conquistare Gerico, devi conquistare Gerico, hai questo esercito, 600.000 uomini, devi andare a conquistare Gerico, come farò? Non ho fatto nessun addestramento, non ho fatto nemmeno un'accademia militare, non lo so come fare, ma ho solo una parola, una garanzia che viene dal cielo, che un angelo mi ha rivelato, che mi darà la vittoria. E così è successo. Giosuè crede a quella parola, Dio gli riconferma quella parola e gli dice di non allontanarsi a quella parola che avevo letto, a quella parola che avevo udito. Infatti, leggiamo in Giosuè capitolo 1, versetto 8, dice questo libro della legge, tra parentesi Giosuè, non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire, amen? Cercando di agire, non di pensare, amen? Non di ricordare, ma di agire, amen? Di agire. È bellissimo questa parte. Secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Agire a quella parola. Io ho sentito, io l'ho compreso, io l'ho meditato e nel mio cuore io metto azione. E quando metto azione, le mie imprese non falliscono, le mie imprese prosperano, amen, gloria a Dio, perché Dio è buono e la sua parola è la verità. Sapete che la parola Bibbia da dove viene? La parola Bibbia dal greco è Biblos, Biblos era una città fenicia dove facevano i papiri, okay? Avevano quest'arte, loro producevano papiri,
ok? E la parola appunto Biblos vuol dire proprio libro, ma la Bibbia non è un libro, la Bibbia sono 66 libri, relegati da Dio, in tempi diversi, in atmosfere diverse, in condizioni diverse, e Dio ne ha rilegato un libro soprannaturale. Questo libro per noi è la verità, che produce frutto, e che se noi agiamo in quella verità, Lui ci farà prosperare e le nostre imprese vinceranno sempre. Vinceranno sempre. Non ci sono battaglie che noi possiamo perdere se noi siamo attaccati al Signore dei Signori, al Re del Re. Amen. Giovanni 6, capitolo 6, appunto, versetto 31, dice: i nostri padri, questo è Gesù che ripete questo passaggio, dicendo: i nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Leggendo questo passaggio mi ha sconvolto. Sapete perché? Nei capitoli, nei versi precedenti, Dio, Gesù, aveva moltiplicato il pane e i pesci. Quindi prima gli dà il pane fisico, i pesci reali, e poi gli parla di un pane vivente, un pane spirituale. Prima li ha nutriti. E poi ha detto: adesso c'è un pane che voi dovete nutrire. Vi siete nutriti nella vostra carne, bene, di un pane soprannaturale perché ve l'ho moltiplicato, ma ora c'è un pane che voi dovete ricevere. Quel pane sono io, è Gesù. Verso 3. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Vedete cosa il Signore risponde? Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Dio è buono. Ecco quanto è importante il nutrimento spirituale. La sua parola è il nostro nutrimento. Bellissimo il passaggio di Gesù, dice: non è stato Mosè a darvi il pane, è stato Dio, mio Padre, a darvi il pane. Oggi io sono qui, dice Gesù, dice: io sono in mezzo a voi, vi ho moltiplicato il pane e pesci, un pane naturale, ma io ho bisogno che voi vi nutrite di me, del mio pane. Tra parentesi, questa è la cena del Signore. Ricordare che Lui è il nostro cibo spirituale, Gesù è la parola di Dio, è il nostro nutrimento. Amen. Noi abbiamo bisogno di Lui, e più noi ci nutriamo di Lui, più noi cresciamo. Ah, bisogno che io cresca. Nutriti della parola di Dio. Hai bisogno del nutrimento spirituale, hai bisogno della Sua parola. Perché più noi mangiamo della Sua parola, più noi cresciamo. Più noi cresciamo, più siamo nella fede. Più siamo nella fede, più abbiamo vittoria. Amen? Tutta una conseguenza poi, alla fine. Infatti Paolo, in Prima Corinzi, capitolo 3, versetto dall'1 al 2, dice: or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Questi non mangiavano la parola, questi fratelli dei Corinzi non mangiavano la parola ed erano rimasti bambini. E quindi Paolo doveva sempre ripetere le stesse cose: latte, cose naturali, cose ancora spicciole, la salvezza, cose così. Ma Paolo voleva dire cose ancora più importanti, ma non poteva perché loro non mangiavano. Quando poi il credente comincia a mangiare, allora può ricevere un pane più adulto, un cibo più adulto, per gli adulti, scusate. Verso 2. Infatti, vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo, anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Vedete, bambini carnali. Il carnale chi è? Il carnale è colui che vuole fare non la volontà di Dio, ma la sua volontà, anche se crede in Gesù Cristo. Crede in Gesù Cristo, ha scelto Gesù, però non ha reso totalmente la sua vita a Gesù, dicendo: non la mia volontà, ok? Ma la sua volontà, ancora dice: no, la mia volontà ancora voglio fare. Quello è il carnale.
non vuole crescere, non vuole nutrirsi. E quando una persona non si nutre è sballottato, dice la scrittura, da vari venti di dottrina. Ma quando tu sei fortificato non sei più un carnale ma sei un adulto, è perché hai ricevuto il cibo solido, stai crescendo, l'hai messo in pratica. La parola di Dio va mangiata, spiritualmente parlando. Non vi mettete lì a mangiare il libro, eh? Ok? All'inizio, negli anni, quando il Signore faceva sentire che mi stava chiamando alla predicazione, mentre che pregavo, il Signore fece vedere un rotolo, mentre che un po' la visione di Ezechiele, adesso lo leggiamo insieme, ma fu un messaggio per me che il Signore mi stava dicendo: hai bisogno di nutrimento, hai bisogno di nutrimento perché sei un bambino spirituale. E Dio mi stava dicendo in quel momento: devi mangiare la parola di Dio. Io non ero abituato, anche se sono un credente dalla nascita, si può dire, non ero abituato a leggere regolarmente la parola di Dio. Sapete, è stata una fatica per me farlo, ma appena ho cominciato a dedicare del tempo a leggere la parola di Dio, è cresciuta una fame soprannaturale su di me che non si è fermata più. Non si è fermata più, ancora oggi siamo così. Noi leggiamo la parola di Dio e cosa dice quest'altro passo? E cosa dice dall'altra parte? E cosa dice? Troviamo gli incroci addirittura della sua parola. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace, comincia a crescere questa fame in noi. Ma c'è stata un'azione. Voglio dedicare del tempo a leggere la parola di Dio. Ho obbedito a quella visione. Stessa visione, se la possiamo mettere alla luce di quella che ha ricevuto in Ezechiele. Ezechiele capitolo 3 versetto 1, simile un po' a questa. Dice: quindi mi disse Dio a Ezechiele: figlio d'uomo, mangia ciò che tu trovi, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Lui doveva profetizzare al popolo di Israele, ma non poteva profetizzare se prima non aveva mangiato la parola. Dio ti manda dopo che sei equipaggiato. Non ti manda dopo, non ti mangia, Dio non ti manda da sprovveduto, prima ti devi preparare. Dio ti prepara, dopodiché ti invia. Verso 2: così io apersi la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo spirituale, la parola di Dio. Verso 3: poi mi disse: figlio d'uomo, ciba il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti do. Così io lo mangiai e fu nella mia bocca dolce come il miele. Wow! E qui mi ha toccato il mio cuore quando il Signore mi ha fatto vedere questa scrittura. Perché noi possiamo predicare la parola di Dio, ma lasciare le persone nella frustrazione. Ci siete stati in quelle... purtroppo in quelle situazioni che avete ascoltato un messaggio, ma mi è rimasto come una frustrazione da quel messaggio. Non ha edificato, ok? Ora, la parola di Dio, anche se arriva forte, ma è un miele, produce sempre un beneficio. Sempre un beneficio. È un miele. Cos'è il miele? La mia domanda, quando io ho letto questo messaggio, ho detto: Signore, allora cos'è il miele? Perché tu? Perché ogni cosa che sta scritto non è scritta a caso nella Bibbia. Tutto quello che voi trovate scritto nella Bibbia non è scritto a caso, che Dio lo scrive lì come il miele. Ma perché il miele? E allora là, da lì è nata la mia domanda: cos'è il miele, Signore? Fammi vedere il miele, voglio capire che cos'è il miele. Perché dalla mia bocca deve uscire il miele della parola di Dio. Io devo nutrirmi di quel rotolo, ma deve uscire il miele della parola di Dio. E così il Signore mi rivela questo passaggio in Ebrei capitolo 12 verso 11. 12:11 dice: ogni correzione infatti sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Arriva la parola, inizialmente un po' quella parola, però poi produce un frutto di giustizia. Senti pace, dice così, è la verità. Bisogna accettare quella verità, ok? Allora, e da lì andiamo avanti al Salmo 119 verso 103. Dice così: come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Vediamo questa parola che io, quando la ricevo nel mio cuore, produce frutto, produce un miele. Comincio a parlare. Quando noi parliamo,
possiamo ferire o possiamo benedire e lasciare un miele. Stiamo mangiando la parola di Dio? Quando la parola di Dio la stiamo mangiando con rivelazione, produce un miele nella nostra bocca. Produce sempre un miele nella nostra bocca. Non vediamo il lato negativo, vediamo sempre il lato positivo delle cose. Invece di maledire, benediciamo dalla nostra bocca, perché la nostra bocca è stata purificata dal miele. Andiamo avanti in Proverbi 24:13, stiamo per concludere, poi faremo la cena del Signore, fratelli. Figlio mio, mangia il miele. Il miele è la parola di Dio rivelata, abbiamo detto, perché è buono, un favo di miele sarà dolce al tuo palato, collegata con la bocca. Miele nella mia bocca, parlo e produce dei buon frutti. Amen. Quando noi abbiamo il miele nella nostra bocca, il miele della parola di Dio, tutti saranno attratti dalla tua parola. Siete d'accordo? Tutti saranno d'accordo con te. Tutti vorranno stare vicino a te. Oh, che parole di pace che c'è per me. Che benedizione quello che tu mi hai detto. Mi puoi ripetere quello che tu mi hai detto? È stato bellissimo. Magari preghi per una persona e Dio ti mette delle parole specifiche per quella persona. Quella persona ascolta quelle tue parole e dice: che parole belle che tu mi hai detto. Puoi ripetere quella parola? Ma di dove vengono? E tu gli dici: guarda che è stato Dio a dirmi quelle parole. Il miele. Amen? Il miele. E Dio sta mettendo miele questa sera nelle vostre bocche nel nome di Gesù. Dio sta concedendo miele questa sera. Amen? Oh sì, Signore, però bisogna che noi ci nutriamo di questa parola. Lo vediamo che la parola a volte ci scuote inizialmente, come abbiamo detto, ma poi produce questo miele. Apocalisse 10, verso 9, stiamo per concludere. Questo è l'angelo che parla degli eventi futuri. Dice: io allora andai dall'angelo Giovanni dicendo: dammi il libretto, cioè la parola di Dio, ma ed egli mi disse: prendi e divoralo. Sempre la stessa cosa, mangia di questa parola. Prendi e divoralo. Ed esso renderà amare le tue viscere, perché da lì a venire doveva profetizzare sui sette sigilli che ci saranno, quindi i giudizi, quindi saranno momenti tristi, ok? Saranno amare alle sue viscere. Ma nella tua bocca sarà dolce come il miele. Sempre il miele. La parola di Dio è come un miele. Produce sempre un beneficio, un nutrimento. Sono dolci le parole di Dio. Quando arrivano nella nostra vita sono sempre dolci. E quando tu sei addolcito della sua parola, allora tu cominci a essere una benedizione. Come mi rendo conto se sono nella fede? Mi rendo conto che sono nella fede proprio nel momento della prova. Nel momento della prova arriva la tentazione, se io cado non ti sentire in colpa, ravvediti, ma fortificati nella fede, ok? Comincia a mangiare la parola di Dio, ok? Ma se io resisto, allora quello che ho compreso è rivelazione, perché tu non risponderai al nemico: avevi ragione tu, ma tu risponderai: sta scritto. E quando ti ritroverai davanti a persone, quando è la parola per rivelazione, sarai un miele per gli altri. E quando tu sei un miele, sei sempre una benedizione. Saranno attratte le persone da te. Ho conosciuto tantissime persone che conoscevano la Bibbia, ma appena parlavano: questo Dio che tu mi vuoi far conoscere, sinceramente, mi sembra con la clava, sembra col pico che mi vuole uccidere. Ma Dio è buono. Dio è buono. È eternamente buono. E lui c'ha parole di miele per noi. E quando la tua parola è stata purificata, perché tu ti sei cibato e il miele nella bocca, tu puoi nutrire gli altri e puoi essere come Gesù, che lui aveva sempre una parola di benedizione per tutti. E anche quando correggeva, dopo guariva, dopo liberava, dopo sanava. Amen. Il calice è la nostra ricordanza.
La cena del Signore è il nostro memoriale. Quello che Gesù ci ha lasciato, questo memoriale meraviglioso, che è la cena del Signore, non è un sacramento, perché non produce salvezza, perché è ministrata ai salvati. Ok? Si accostano coloro che sono salvati, non si accostano coloro che non sono salvati. Ok? Quindi non produce salvezza, ma ricorda ciò che Cristo ha fatto per noi. Noi mangiamo di quel pane, simbolo del suo corpo, beviamo di quel vino, simbolo del suo sangue, sapendo che Lui ha dato il suo corpo per me affinché oggi io posso vivere la benedizione della guarigione, ma posso essere partecipe del corpo di Cristo. Amen? Bevo del suo sangue, bevo di quel vino, sapendo che Lui ha purificato tutti i miei peccati e mi ha fatto parte del suo corpo, che è il corpo di Cristo, la Chiesa del Signore. Amen? Alziamoci, cari.